Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo inizio di serie, signori. Siamo su Minecraft, siamo tornati su Minecraft, signori, per un nuovo inizio di serie, una nuova avventura che ci porterà a compagnia, ci farà compagnia, spero, per tanti e tanti episodi e spero che vi possa piacere, signori. Siamo nella versione 1.20, signori, quindi abbiamo fatto un upgrade rispetto alla versione di qualche mese fa che ci siamo lasciati alle spalle. E siamo pronti per iniziare questa nuova avventura, signori. Quindi, non bando alle ciance, ciance alle bande. Partiamo subito con un giocatore singolo. E nuovo mondo, lo chiamiamo la Maullocraft come al solito. Però questo dobbiamo cambiarlo. La Maullocraft. Maullocraft, va bene così. Modalità sopravvivenza, difficoltà normale, signore. Comandi no, perfetto. Mondo. Strutture sì, bowl e bonus no, personalizzazione niente, seme lasciamo perdere, altro, regole del gioco, esperimenti, pacchetti dati, non perdiamo tempo, sì. Partiamo, decisi, decisi signori, si inizia, siamo sul computer nuovo signori, infatti dovrebbe essere molto più veloce il caricamento e lo sviluppo del gioco, non dovremmo avere problemi di lag, e iniziamo signori, questa effettivamente sarà la nostra seconda stagione, che diciamo prenderà il via, prenderà il seguito da quella fatta quest'estate, signori. Ok, siamo partiti, signori. Siamo partiti. Cazzarola della situazione. Comunque, signori, piccola particolare: prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare soprattutto tanto supporto a me, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro il breve. E che questo sia, diciamo, l'obiettivo per poi nuovi obiettivi sempre più grandi. Signori, siamo su Minecraft, siamo tornati, stiamo iniziando a fare quello che si fa di solito, ovvero raccogliere legna. Non so di preciso dove cazzarola siamo. C'è una pecora, però questa cosa già mi piace. Quindi siamo con il nostro bellissimo personaggio donna, come al solito. Noi ci creiamo sempre il personaggino. Noi ormai andiamo avanti con questo personaggino, signori. Non abbiamo una skin nostra, ma abbiamo questa bellissima donnona che ci tiene sempre compagnia oramai da due serie, no, tre serie, perché comunque anche la Retrocraft l'abbiamo fatta con lei che ci faceva compagnia, signori, che era il nostro personaggio della serie. Allora, ho fatto un piccone che fondamentalmente non è che mi serva subito, mi serve intanto la spada, bene così, e anche una bella ascetta, andiamo a fare subito, signori. Primi strumenti base di questa serie fatti, e questo obiettivo l'abbiamo portato a termine. Dove sta la pecora? Pecorella? Pecorella, devi immolarti, pecorella. C'è anche una caverna interessante. Allora, la zona è carina, la pecorella deve capire che deve essere ammazzata subito. Ok, brava pecorella, ne avevo visto un'altra. Quanti l'hanno mai dato? Uno solo, ma sei una tirchia sei proprio tirchia. Vediamo la tua amica quanta ne dà. Un altro solo, mannaggia, abbiamo ammazzato tutte. Allora, non facciamo scherzi, mi serve un'altra pecora. Porca paletta ubriaca, mi serve un'altra pecora, signori. Siamo in mezzo alla foresta. Allora, questa zona non mi piace tantissimo, signori. No, decisamente no. Decisamente no, troppi alberi, troppo poco spazio per capire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Nella scorsa serie, quella che abbiamo fatto quest'estate, signori, noi abbiamo. C'è per caso del carbone? Così domando per un amico. Mamma, mi sta attaccando il nervoso, signori. Troppi alberi, non ho spazio di poter guardare niente. Oh, le pecore con le pecorelle. Tu sei appena nato, sei con tua mamma, ti lascio vivo. Guarda, guarda, giusto perché la pecora nera è carina, ma non ci serve in questo momento. Andiamo a recuperare. No! Mi si è obbligato il personaggio. Zia, devi sacrificarti per la serie, zia. Il tuo sacrificio è importantissimo. Ok, signore. Abbiamo il letto. Un pollo. Ci serve il pollo? No, no. Ora come ora no. Ora come ora no. Allora, signori, capiamo un attimino. Nel video di oggi non vorrei dilungarmi più di tanto, perché comunque il primo video dobbiamo un attimino anche capire. Un lupo! Lupetto mio, carino. Lo lasciamo libero. Non ho le ossa, signori. Non ho le ossa e quindi non abbiamo la possibilità di catturare il lupo. Allora, qui c'è un'altra caverna. Mi servirebbe un po' di carbone. C'è per caso un po' di carbone per lo zio Maullo? No, fa proprio cagare sta caverna, sì. La prima caverna in cui ci siamo infilati faceva proprio cagare. Va bene, va bene, va bene. No! Ma stiamo scherzando? Un avamposto villager? Qua, così, subito, su due piedi. Non ce la posso fare, signori. Non, io non posso morire già al primo episodio. Non posso andare a esplorare un avamposto villager senza nemmeno un'armatura, signori. Ma stiamo scherzando?
Ma sarebbe proprio l'inizio a bomba, proprio, sarebbe proprio l'inizio a bomba, signori. Ma io non posso andare a combattere un avamposto pillager così, su due piedi. Come cazzo la possiamo fare? Come cazzo la possiamo fare? No, mi ammazzano, signori. Non c'ho, no, signori, allora, con calma. No, io non ho voglia di morire subito al primo episodio, decisamente. Però sarebbe bello fare casa nostra da sopra, signori. Sarebbe tanta roba fare proprio un cumulo là sopra di casa nostra. Ma che cazzo non ci serve una casa sopra la montagna? A niente, palesemente a niente, signori. Sì, decisamente ci sono i cavallini. Bene, bene. La zona sembra graziosa, ma niente di particolare. Qui c'è un'altra grotta. Io mi infilerei in grotta, signori. Invece di andare dai pillager che ci ammazzano sicuro, non è una grotta. Che cosa cazzarola sei? Sei un buco? Sei un buco inutile. E allora lasciamo perdere il buco inutile, signori. Lasciamo perdere il buco inutile. Stiamo salendo sulla montagna. Un maiale. Ok. Là forse c'è un'altra grotta. Vediamo se c'è un ingresso per una grotta. Sì, c'è un ingresso per una grotta, signori. Preferirei cercare un po' di carbone. Non ti... troppa grazia. Subito così. Noi lo stiamo scavando il carbone con il piccone di legno. Va bene, non è un problema. Non è un problema. Recuperiamo un pochino di questo carbone velocemente, così possiamo farci quantomeno due torce e sarebbe già un ottimo upgrade. Un ottimo upgrade. Diciamo che all'inizio non siamo proprio partiti malissimo, signori. Buono, così il carbone, recuperiamo anche un po' di pietra, così possiamo anche farci una fornace e gli strumenti in pietra, che non sarebbe proprio male come obiettivo, signori. Come obiettivo non sarebbe per nulla male. Allora, io sono abituato a giocare col salto automatico, quindi infatti mi sta venendo nervoso. Oh, altro carbone! Bene, bene, prendi. Come se non ci fosse un domani, prendi. Questo carbone è importantissimo. Sto continuando ad utilizzare gli strumenti di pietra, gli strumenti di legno? Sì, signori, sto continuando ad utilizzare gli strumenti di legno, ma perché? Poi finiscono sempre che uno li butta o non c'è nulla a che farcene con questi, quindi tanto vale, oramai finiamo di distruggere. Stiamo recuperando anche tanta bella esperienza. Questa è anche un'ultima cosa buona e giusta. Recupera. Io non so se voi state vedendo quello che sta succedendo in questo momento, ma sto semplicemente raccogliendo carbone, signori. Potrei farmi delle torce per illuminare tutto quanto la situazione? Sì, lo potrei fare. C'ho voglia di farlo? No. Non ho decisamente voglia di farlo, perché voglio un attimino recuperare il carbone. E, signori, lo dico a voi, lo dico, signori. Volete che nel prossimo episodio, nell'episodio di domani, andiamo a combattere nel villaggio pillager? Fatemelo sapere nei commenti, signori, fatemelo sapere nei commenti. Se mi risponderete in maniera positiva, andremo. Se non darete conto a questa mia domanda che vi ho fatto, eviteremo i pillager come poche cose al mondo. Decisamente sì, signori, perché andare a combattere adesso subito i pillager, dico, sarebbe un voler morire subito al primo episodio, e direi anche no. Anche perché stiamo trovando tante belle risorse. Quante pietre abbiamo? 14. Pochino poca. Scusa, la torcia me la riprendo, grazie. Siamo a corto di tutto. Sinceramente, la torcia me la tengo. Di qua dove si va? Dovessimo trovare del ferro, non sarebbe neanche brutta come situazione. Niente, il ferro si paga caro, signore. Il ferro si paga caro. Però ho visto dell'altro carbone che continuiamo a prendere. Signore, il carbone diciamo che è inizialmente proprio la risorsa più importante. Diciamo di sì. Abbiamo della carne che abbiamo ottenuto ammazzando quelle povere pecorelle che si sono immolate volontariamente per la riuscita di questo primo video e per la riuscita della mia sopravvivenza, signori, perché senza un letto noi la prima notte non la passavamo completamente. E invece quelle pecorelle si sono proprio loro, sono, si sono de de dedicate proprio alla serie, signori. Si sono dedicate volontariamente a questa serie. E ci hanno lasciato quella loro indode, la loro pelle, signori. No, la loro pelle no, però la loro lana, ecco, ci hanno lasciato. Ecco qua, abbiamo finito il piccone di legno, quindi direi che possiamo smettere di continuare a scavare. Allora, qui è dove c'era il buco terribile, ok? Quindi, se non ricordo male, allora la vallata è carina, ma mi fa cagare. Decisamente sì, non ho voglia di costruire casa mia qui, anche perché non ho minimamente idea di come costruire casa, signori. Nella scorsa serie abbiamo costruito la casa volante, abbiamo creato tutto proprio sospeso nell'aria e non era brutta come cosa, era riuscita anche abbastanza carina. Questa come ce la vogliamo organizzare? Non lo so, non ho ancora le idee ben chiare, signori. Avevo solo voglia di rigiocare a Minecraft, ma non ho fatto un quadro della situazione e non ho fatto un quadro prospettico. Ok, allora, da quel lato c'è l'avamposto villager e non ce ne frega assolutamente una mazza. Da questa parte ci sono le pecorelle, ok.
Di là c'è sabbia, potremmo fare una costruzione sulle sabbie. Potrebbe essere carino? Una costruzione nel deserto? Intanto ci sono le mucche, signori, e le mucche sono preziose. Però io non posso ammazzare tutti gli animali, perché se ammazzo tutti gli animali poi abbiamo grossi problemi a ottenere gli animali stessi. Piccolo particolare dettaglio del rame. Ci serve del rame? No, non ci serve attualmente a niente il rame. Recuperiamo le canne da zucchero che comunque fanno colore e ci serviranno anche avanti nella serie. Qui c'è un altro mezzo buco che non ci serve, quindi via 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 veloce, via veloce. Volevo andare a vedere il deserto, signori. Tutto questo sta calando la notte. No, non voglio nuotare, no, decisamente non voglio nuotare. Voglio andare verso il deserto, signori. Perché stiamo andando verso il deserto? Non lo so, non lo so, però mi ispira. Potremmo fare un qualcosa sul deserto. Anche lì vi lascio a voi la sentenza. Fatemi sapere se vi può interessare. Quello è un galeone? Signori, quello è un galeone? È un galeone sommerso, signori? Allora, questa serie sta partendo bene, signori. Questa serie sta partendo bene. Sta anche calando la notte, quindi dovremmo un attimino velocemente raggiungere questa zona del deserto, creare il nostro lettuccio, dormire e poi con calma potremo ragionare su tutto quanto, signori. Potremmo un attimino ragionare su tutto quanto. Allora, butta a terra sta crafting table, fai velocemente il letto, che però lo lasceremo bianco, signori. Io in tutto questo non ho più neanche tanto legno. Butta a terra sto letto, buttalo qua. Come posso dormire solo durante il temporale della notte? Ma sta calando il sole! Sta calando il sole! Non capisco se è un galeone oppure no, signori. Lo scopriremo però sicuramente nel prossimo video. Ora devo andare a dormire prima che arrivino tutti i mostri. Moriamo e finisce subito la serie. Oh, perfetto, signori, è prima notte portata a casa. Detto questo, io per questo primo episodio, signori, mi fermo qui. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo, signori, di appunto darmi suggerimenti. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!